di Lecce, dando la battaglia del tuo avversario. Battaglia. Ragazzi, la metà. Di là. A quest'ultima giornata del primo palio dei quartieri per la gara di caccia al tesoro nel castello di Baia. Vi divertirete tantissimo in compagnia di questo signore che è, come dire, un questi signori questo, di questo signore al quale facciamo un grande applauso. Giro un applauso. Vi farà delle descrizioni davvero affascinanti e coinvolgenti della storia di questo castello, di una sezione ovviamente, oggi è aperta la sezione di Puteoli, e voi dovrete ascoltare quello che vi racconterà Ciro, perché per 40 minuti solo, quindi mi raccomando, i piccoli davanti, i grandi dietro, in modo che riescano tutti bene a sentire la voce di Ciro. I primi 40 minuti visiterete questi gioielli che appartengono alla storia passata della vostra città. I capitani che hanno i cellulari con loro, aiutati da voi, dovranno trovare il reperto archeologico riferito alla domanda che vi facciamo. Quindi avrete esattamente 6 domande, quindi solo 20 minuti per fare praticamente 6 foto e consegnare entro l'orario, quindi parliamo di un'ora dopo l'inizio, dopo il via, queste 6 prove fotografiche. Subito dopo parte la seconda squadra e poi la terza. 2008 è stato inaugurato dal nostro Presidente della Repubblica e il Ministero per i Beni Culturali lo ha elevato a museo più bello d'Italia, perché è così. Immaginate che quando tutto sarà messo a posto, che potrà funzionare, noi speriamo bene, no? Quindi sarà godibile per tutti quanti, non soltanto per noi che ci abitiamo, ma per tutti i turisti che speriamo prima o poi arrivino anche da queste parti. Ebbene, dovete sapere che è una passeggiata a 360 gradi. Vogliamo un attimo provare a farlo questo giochino? Proviamo a chiudere gli occhi, ma proprio chiudiamo gli occhi. Guardate, prima di chiuderli però, allora, prima di guardate il mare che sta dietro le vostre spalle. Purtroppo, sotto a questo cielo d'acqua, a causa di un fenomeno che si chiama bradisismo, buona parte delle antiche città flegree sono letteralmente sprofondate in mare. Dovete sapere, noi di questo dobbiamo essere assolutamente orgogliosi, che in un'area molto ristretta ci sono 4 antichissime località, una più importante dell'altra. E parlo di Cuma, di Pozzuoli, di Baia e di Miseno. Ieri io sono stato in mezzo alla strada insieme a tantissimi altri amici per perorare una giusta causa per voi. Se non c'è l'apertura a questi spazi, non c'è lavoro, non c'è futuro. Quindi abbiamo detto sì al lavoro, non all'emigrazione. Mia figlia non sta qua, ma tanti giovani di Bari non stanno più qua, sono emigrati, sono andati all'estero, perché non c'è lavoro. Il lavoro vero nasce da questa straordinaria azienda, da questa straordinaria ditta, da questa straordinaria fabbrica che non ha pareti, che non inquina, che si chiama turismo. Se questo non si può fare, dobbiamo chiudere, come ieri, per solidarietà, perché andava bene anche a loro, hanno fatto i commercianti a Pacoli, hanno abbassato in segno di lutto, mentre passavamo in corteo, le loro saracinesche. Soltanto che cosa c'è? Partendo da Puteoli, da Pozzuoli, guardate che i romani furono straordinariamente bravi, 2000 anni fa, a realizzare una città a partire dalle bocche di un vulcano che era ancora più attivo rispetto a quanto non lo sia oggi. Parlo della Solfatara. Immaginate i colori di quella città, immaginate la grandezza di una città che era eterogenea, era cosmopolita. C'era e c'è oggi pirateria marinaresca,
quindi per far sì che preziosissimi beni giungessero poi a Roma, i carichi, le navi commerciali, venivano scortate da navi da guerra. Non c'erano più grandi pericoli, si va. Il mare era intanto diventato Mare Nostrum. Cosa c'è? Ci sono due strade, via Antignana e via L'Artigliano. C'è il quartiere marittimo di Pozzuoli, no? Il suburbio occidentale, la città di Pozzuoli sta sott'acqua. A gestire il commercio a Pozzuoli non erano cittadini pudolani, ma erano siri e soprattutto arabi nabatei. A Sidone, Tiro e Cesarea Marittima, dove lì questa mercanzia veniva poi stivata, passava per Petra e giungeva a Pozzuoli, e questi di Petra facevano il commercio a Pozzuoli. C'erano le biblioteche, cioè a Cicerone, e l'altra che apparteneva ad Agrippina, dove fu poi raggiunta e uccisa dagli ufficiali della flotta di Misenna, sott'acqua. Ma avremmo visto anche un porto, un altro porto, dalle caratteristiche militari. Si chiamava Porto Giulio o Portus Iulius, ma non sapete punto delle pirate. È un palazzo pretorio, apparteneva ad un grande imperatore, si chiamava Claudio. Allora, nei pressi sempre di Punta dell'Epitaffio, a 130 metri a sud-est di Punta dell'Epitaffio, a 6 metri di profondità, c'è quanto resta di una straordinaria villa, tra virgolette, marittima. Oggi noi sappiamo sta villa a chi è appartenuta, grazie al rinvenimento di una fistula acquaria, che era una fistula acquaria, un tubo di piombo, lungo 3,5 metri. E a tal proposito, proprio perché è stato un grandissimo personaggio di questa terra, questa persona che ha scoperto questo, che per 30 anni ci ha rimesso tutto, anche la sua vita, per dare una dignità a questi luoghi, questo amico non c'è più, è scomparso 2 anni fa. Si chiamava Edoardo Scognamiglio e noi lo dobbiamo ricordare con un vostro applauso, perché se oggi esiste un parco archeologico sottomarino è grazie ai suoi studi, è chiaro. Quindi aveva realizzato all'interno di questa villa anche ambienti termali privati, però era una magnificenza per quale motivo? Perché per 110 metri fu costruita in mano, è chiaro? Quindi a Baia arrivava, lo ripeto sto termine che è bello, l'elite o la creme della creme dell'impero romano. Ok, si può proseguire sempre rispettando le file. Stato rinvenuto una decina d'anni fa a 10 centimetri di profondità nei pressi della stazione della ferrovia dello Stato a Pozzuoli, nel circo di Pozzuoli, nello stadio di Milano. Ma non è uno stadio come lo immaginiamo oggi, lo stadio San Paolo, si immaginano forse molto più. Si tenevano ogni 5 anni questi giochi in onore di un imperatore, ci stiamo parlando di giochi direttamente. Questo imperatore è morto a Baia e si chiamava Adriano. Gli atleti ovviamente sono 4, noi conosciamo i nomi, e dai, è per piacere, i nomi di 3, Helios, Magira e Alexander. Magira significa figlio del cuoco. Il museo che contiene tutti i reperti provenienti
visti da tutte le città flegree, perciò si chiama Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Quali sono le città flegree? Lo sapete? Bacoli? Soli? Seno? Baia? Uma? Bravo! Cioè le città che in antico, all'epoca dei Greci e poi dei Romani, sono state le città importantissime dei campi flegrei. Perché si chiamano campi flegrei? Lo sapete? Come lo dicevano? Bravi, perché ci sono tanti campani. Vabbè, queste sono cose che sapete. Allora, io non sono ansiosa di vedere dare inizio a questa caccia del tesoro. Mi raccomando, ascoltate bene le parole che il nostro Ciro vi dirà, perché vi darà degli indizi. E poi attraverso questi indizi dovete capire che cosa vi chiederanno, poi le domande che vi faranno con le prove fotografiche che voi farete, ecco, sarete in grado di capire a cosa ci riferiamo. Quindi prestate molta attenzione. Mi raccomando, bimbi, non toccate i ragazzi, scusatemi, bimbi e ragazzi, mi sono corretta. Non toccate i reperti, non usate il flash, perché questi sono reperti di straordinaria importanza che noi dobbiamo conservare per le generazioni future. Devono durare per secoli, sono antichi, hanno tantissimi secoli sulle loro spalle e dobbiamo farli durare ancora tantissimo. Allora, cominciamo con l'Isi del Pelagio alle mie spalle. Mi propongo solo questo e poi vi lascio la parola a Ciro. Vedete questa statua grande, così rovinata? La vedete? Perché è così rovinata? C'ha tutti questi buchi e tutta rovinata? Perché è stata trovata in acqua. E tutti questi buchini l'hanno fatto degli animaletti che si chiamano litodomi. Cosa sono i litodomi? D'acqua di mare. Che oggi non si possono più pescare, perché sono protetti. E questi animali sono capaci di perforare il marmo. Questo è il marmo, non è una pietra lavica. Sembra quasi una pietra lavica, no? Sembra tipo grigio, invece no, è marmo. Questa statua bellissima rappresenta una dea, vedete, con un manto, vedete questo manto? Là c'è la riproduzione, che è quasi una vela, cioè vuole indicare la vela, cioè la navigazione. Questa statua era posta a Puteoli, noi qua dentro siamo nella sezione di Puteoli, va bene? Quindi tutti i reperti che vedete qua provengono dalla città di Puteoli, cioè la città romana di Pozzuoli, quella che sta di fronte a noi. Questa statua era posta alla sommità della città di Puteoli, del porto, dove... Cioè, Iside Pelagia, lei è la protettrice del commercio marittimo, della navigazione, lei è la protettrice dei marinai, in sostanza. Ma è anche la sorella di Osiride, che poi vedremo più avanti, sotto l'aspetto di un personaggio che si trova appena dopo dove teniamo i piedi adesso. E giustamente, come diceva la dottoressa Guardascione, quando veniva rappresentata sempre la dottoressa del Vasi, vediamo che parlano di un signore, si chiama Cusares, questo era un dio nabateo, e a Pozzuoli, come già più volte abbiamo detto prima, a gestire il commercio della città piorana era un arabi nabateo, erano degli antropologi, praticamente dei corci di Ercolano, dove un tempo si ricoveravano le barche, e nei pressi, quindi di qua una barca con uno scheletro che forse rappresentava un marinaio a flotta di Miseno, no? Che era giunto lì per dare manforte alla popolazione che scappava dall'eruzione del vulcano. Ebbene, quel marinaio purtroppo non giunse a terra, morì. Gli antropologi, e fu quando loro, analizzando il cranio, scoprirono che gli orifizi auricolari erano stati quasi occlusi da escrescenze ossee, no? Quindi i romani, per buona parte, io, o erano sorti del tutto oppure soffrirono di tinnitus aureum, una sorta di labirinti. Per quale motivo? Perché loro passavano buona parte della giornata nelle terme, va bene? E quindi facevano sempre la stessa parola. Maritante, vidario, frigidante, girante, vidario, maritante, durante l'arco della giornata. E ovviamente, rimanendo al chiuso nelle terre, con l'umidità, con l'acqua, a contatto sempre con l'acqua, loro ebbero tutta una serie di problemi fisici, oltre a cimace fricale, che ci tiriamo dietro comunque anche noi, tengono proprio problemi futili, causati proprio dall'umidità che loro purtroppo dovevano.
cosiddetto tempio di Serapide, dico cosiddetto perché non era un tempio, era un macello, cioè un enorme spazio dove si faceva commercio, dove c'era un mercato. Come era fatto? Era una vera e propria magnificenza. Guardate che questo macello era secondo come ordine di grandezza al solo macellum magnum realizzato da Nerone a Roma. Va bene? Quindi guardate, al centro si chiama Tolos, aveva questa sorta di spazio circolare appendito da 16 colonne. Poi si elevava su due livelli. Vedete che qui c'è la statua che vediamo lì, che rappresenta questo dio, dio Serapide. I romani dicevano era un dio buono per tutte le stagioni. Praticamente fu inventato di sana pianta, come sostiene qualcuno. Per quale motivo? Perché ne rappresenta due all'unisono. Uno si chiamava Horus, era il fratello di Isis. L'altro si chiamava Ade ed era il dio dei morti. Voi sapete che nella nostra terra c'è un lago che ogni qualvolta lo menzioniamo, praticamente un brivido di freddo ci viene, no? C'è sale. È il lago d'Averno, dove la mitologia attesta la discesa agli inferi del regno dei morti, l'Ade. Chi era il principe dei morti? Era appunto Ade. Nei pressi, quindi all'ingresso dell'Averno c'era un cane che era mostruoso, si chiamava Cerbero, aveva tre teste. E allora se guardate che la statua, dovevi spostare giusto un pochettino, noterete una cosa, ma posso fare una domanda, vale per tutti. Silenzio, la domanda è facile, basta guardare. Secondo voi il dio si sta alzando o si sta sedendo? Perché? Che sta aspettando un altro sacco? Perché è imbarazzato! Sta afferrando il pezzacco del dopo un fatto di trionfo di portate dietro la schiena. È un barbaro. Perché i romani chiamavano, attenzione che stai proprio vicino alla testa della spostati. Perché balbettavano il latino. Altra cosa interessante è questa, dice: cosa differenzia noi romani dal barbaro che è più grosso maroso? È la cura del corpo. Ecco spiegato perché i romani, come diceva Giovenale, mens sana in corpore sano, passavano molte ore negli ambienti termali per curare. Quindi è un libro aperto, no? Con l'immagine. C'ha un caffettano, una sorta di poncio, no? Che gli va fino oltre le ginocchia, ma le spalle e le braccia sono state messe in evidenza. Come noi la conosciamo anche col nome di Diana. Vabbè, chi era Diana? La dea della caccia, no? Ecco. A Baia c'è un tempio, in realtà non è un tempio, è un'aula del mare, quando resta in aula del mare, la ricordate? No, Corseo era chiuso nella parte alta. In effetti sembrava uno stadio moderno, uno stadio, non so, un paio di mondo, insomma, che era fatto così. Poi non potete neanche immaginare come sia vera questa notizia. Cioè praticamente oggi, quando si deve realizzare uno stadio moderno, gli architetti delegati alla realizzazione di uno stadio da calcio, prima di farlo vanno a Roma e si vanno a visitare il Colosseo. Perché? Cosa interessa di più alla questura oggi? Interessa la sicurezza. 2000 anni fa, chi entrava nel Colosseo, praticamente, era 560, qualcuno dice 50, qualche altro dice 70.000 spettatori, che in pochissimo tempo, in meno di un quarto d'ora, potevano entrare e uscire. C'erano, oggi noi diciamo i tornelli, no? È la tessera del tifoso che è stata, per capire, la questura chi entra negli stadi, volete capire chi è. 2000 anni fa c'erano, si chiamavano vomitoria, e ce n'erano tantissimi di questi tornelli in particolare, che portavano i romani all'interno di questo luogo di morte. E noi dobbiamo capire fin da subito che definire giochi quanto
accadeva nel Colosseo, vi ricordi attraverso il teatro. Però se fate caso a piccoli dettagli, ci accorgeremo che questo signore sta vivendo un momento di sofferenza, è stato fotografato, è stato realizzato quando aveva già una certa età. Vedete che sta aggrottando la fronte, no? Ci sono le rughe. Poi ci sta una statua che lo rappresenta, sia pure sotto forma di copia, che lo vede seduto su un cavallo e lui allarga il braccio destro verso l'esterno, è visto come il Pagador, come chi mette pace nella ripresa. Sapete come veniva chiamato questo imperatore? Nessuno lo sa. L'ignoranza, mamma mia. Sapete? Si chiama l'imperatore filosofo. Va bene, è una bella cosa, no? Ci siamo raccontati una cosa importante che riguardava anche la nostra storia di maniera della flotta di miseria. Adesso dobbiamo fare qualche altro metro, dicevo questa conclusione. Dato che ci sono i piccoletti con noi che si sono un po' stancati, allora io ho pensato di fare una cosa, secondo me è una buona idea. Tempo per visitare il Veneto, se ce l'abbiamo, no, ne abbiamo tanti, ma proprio tantissimi. I messaggi che abbiamo lanciato stamattina sono stati messaggi importanti, perché questo bene è un bene che a noi poi ci entra nel cuore e nell'anima per ben due volte, perché se riguarda tutto il mondo, che fa, diciamo, appartiene a tutti, io prima di voi perché non ho quasi più voce. Ci facciamo una passeggiata, vi fate una passeggiata nelle sale museali, vi vedete altre cose, vi soffermate su gli effetti che voi ritenete più interessanti. Ci date una guardata e se un giorno, anche domani, decidete di ritornare qua al museo e volete con voi una persona che vi spiega qualche pezzo, io sto a vostra disposizione. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, è stato bravissimi. Grazie. Che vi ha dato tantissime cose, tantissimi suggerimenti. Adesso tutto quello che vi ha detto dovete ripescare quello che a voi interessa. Vi proporranno dei quesiti e voi dovete risolverli, non sono difficili, non vi preoccupate. Mi raccomando, pensate prima di rispondere, consultatevi tra di voi e poi rispondete. Io spero che vi siate divertiti in tutto questo periodo, non solo oggi, perché l'anno prossimo possiamo rifarla questa cosa, se siete d'accordo. Assolutamente sì. Bene, grazie. Voi dovete entrare o comunque cercare il reperto. Qualcuno veloce, chi è che stava correndo? Ciro, tu devi seguire correndo loro. Giovanni. Devi seguire correndo loro che andranno a cercare. La tagliamo perché c'era l'ipotesi anche che aprissero la sezione di Kuma. Ok, da questo momento vediamo un attimo il cronometro. Chi ha uno, vabbè, ce l'ho, no, calcolalo tu Peppe, potete, ripeto, camminare velocemente ma non correre, avrete 20 minuti al via per portare 6 prove fotografiche di questi reperti, no, aspetta, c'è una... Corre, viene accompagnato fuori, esce fuori dal gruppo della squadra. Adesso voi potete decidere, venite ancora più tardi, prima di consultarvi leggendo le domande e poi dopo di andare tutti insieme, perché magari anche i piccoli vi possono aiutare. Quindi mettetevi tutti in cerchio, vi diamo i quiz, ci siamo. Partiamo prima, arriviamo dentro al museo. Guardate in silenzio che non vi... No, fuori gli altri delle altre squadre, allontanatevi, attenzione, allontanatevi. Coinvolgete anche i bimbi più piccoli. L'imperatore filosofo, sempre lui, ho fatto 5-6 volte. La dea della caccia. Ok. Ho fatto un paio perché sono due i busti. Poi ci sta il Tempio di Serapide. Vi sono i cappelli. Silenzio. Il Cerbero, il cane a tre teste. E la dea Vellica. E poi i pancrazisti. Vediamo. Questa, eccoli qua. Va bene. Vai, vai! Chiaro!
Vieni, girati così. Ok, una, poi. Ok, due. Bene, ok, tre. Ok, quattro. Ok. Sì, questa è quella là. Quella col velo. Sì, sì. Poi stai. La Diana, ok, va bene, va bene, bravi. E qualche, insomma, un po' di un piccolo momento a disposizione per consultare le domande, poi quando è vi diamo il via come le squadre. Dovete ritornare, avete visto, qui a consegnare. Consultate anche i piccoli, passati la mano. Tutti quanti. La prima. Il foglietto dov'è? Brava. Ok, dai, fai vedere anche a lui. Ok. Ok. Siamo al punto di partenza. Ok, il macello. Serve. Sì, ok. Faccio tutto? Va bene. Ma non avete visto come tempo. Non fa niente. Vabbè, le prendo così, Allora, dove si parte? Ma voi perché non ce l'avete in sequenza? Sì, ce l'ho in sequenza. Cioè, questa è la prima. Se faccio la prima, viene dopo. Vai. Fai ringraziarsi. C'è la dea velata. Eccola qua. L'ho presa meglio perché di là è la... va bene. Questa qua, poi c'è il cane a tre Cerbero, feste. Ok. Il tempio di Serapide. Ok. E poi c'ho, vabbè, sempre il tempio, la dea. La Diana. Artemide. Diana. Ok. Ok, e Marco Aurelio. Vediamo il Marco Aurelio, fammene vedere uno, due, quanti ne hai fatta tre. Marco Aurelio? Eccolo qua. E tre, ok, questo è Marco Aurelio, perché pensavo avessi fatto sia comodo che no, Marco no, Aurelio, no. Che avevi cambiato. Va bene, no, no. Qua ci siamo, poi vediamo. Vediamo, vai. Ok. Ok, 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 ok. Questa no. Chi è questa? Io avevo visto. Chi è questa? Qual è l'ultima domanda? Questa è Venere, questa era Diana. Allora ci. Allora ci. Ok, dai, rivediamo. Allora... Aspetta, aspetta, vediamo anche loro prima. Ok. Ok, va bene. Guarda, qual è l'ultimo? Ok, Marco Aurelio, Elisile Pelagio. Ma questa è tutta la terra. Aspetta, ma questa... Perché dice che no, questa l'abbiamo fatta così. Cioè, abbiamo sbagliato. Valido. Vabbè, diciamo che voi ci avete presentato... Aspettate un attimo. Questa da dove... Ma che importa tanto? No, ma questa è proprio una datea. No, perché scusate, aspettate un attimo. Qua non ci troviamo con... dove sta? No, chi l'affianca a questo qua? No. Fermi un attimo. No, ma è gente che l'ha là. No, Ale c'è il mentre. Fermi un attimo, vediamo un attimo. Fammi vedere quest'ultima che hai fatto. Fammi vedere l'ultima, allora questa. Qual è l'Artemide? Allora, attenzione. Ma questo non è prima. Perché la... questa qua, questa qua. C'è il, vedi, la... No, no, no. No. Questa tu l'hai fatta, cioè io la riconosco. Sta girata. Dalla parete, no, questa è piccolina, sta sui piedistalli, di questa sta sulla parete, dietro non c'è niente, non è non questa, non c'è la cosa, quindi 5 non... anche voi, no no guardate, è più piccolina, questa, allora guardate, è più piccolina, dietro non c'è parete, e io lo riconosco perché questa è, questa è era cioè quella il passaggio busto, della stanza invece era quella che stava nella nicchia, quindi anche lo... Allora, innanzitutto un applauso a tutti voi, bravissimi, anche per la pazienza, perché capiamo che a volte non è facile ascoltare per più di un'ora la spiegazione, bravi tutti, soprattutto i piccolini, che comunque hanno piacevolmente ammirato, e siamo contenti che anche molti genitori per la prima volta hanno potuto ammirare le bellezze, i tesori di questa loro città, e capire da dove, no, l'eredità che ci
hanno lasciato e da dove veniamo, da dove si proviene. Bene, allora noi questa sera, sapete, alle 20, ricordatevi bene che si farà la premiazione a Baia, la piazzetta dove dietro c'è il Tempio di Diana, dove abbiamo fatto anche la gara di ballo, alle 20 puntuali, e stesso stasera proclameremo anche i vincitori di questa gara della caccia al tesoro e poi della graduatoria generale. Quindi siete stati comunque bravissimi tutti e ci vediamo stasera belli con le magliette. Non sale sul palco chi non ha la maglietta, ok?